Calcio, tennis, tiro a volo e nuoto nel sommario. Domani ore 15 allo stadio Porta Elisa è Lucchese Savona il servizio. Per chi suona la nona, anzi per chi suona la settima, Lucchese Savona è ancora al bordo di un campionato lungo 34 giornate, che ne rimangono 28 con 84 punti in carniere, ma è già una sorta di crocevia stagionale per entrambe le formazioni. Sappiamo della Lucchese dei soli 4 punti in classifica, il Savona ne è il doppio, ma è evidente che da quelle parti sono considerati bottino deludente. Esame per le due squadre, non definitivo ma probante. La Lucchese deve vincere, lo chiede il blasone, lo pretende la classifica, lo meriterebbe una tifoseria che vorrebbe anche qualche soddisfazione. Onestamente va detto che al di là delle attenuanti da concedere alla Pantera, il cammino finora è stato impacciato e condizionato da troppi errori. Per quanto riguarda la probabile formazione, è possibile che Monaco passi al 3-5-2, schieramento che propone maggiore attenzione in fase difensiva. Alle prese con qualche assenza pesante, vedi Nolema, Ucci, Panati, Remorini, e con Tarantino non al meglio, dovrebbe debuttare in porta al neoacquisto Jacopo Coletta. Le conferme o le smentite del caso sono affidate all'annuncio delle formazioni dello speaker del Porta Elisa. Intanto il pallone racconta che a Lucca sono 17 precedenti tra rossoneri e biancoblu liguri. Il primo risale alla stagione 22-23, quasi 100 anni fa. L'ultima volta invece è molto più recente, era il 22 novembre 2015, campionato di Lega Pro, attuale Serie C. La Lucchese, all'epoca allenata da Giovanni Lopez, riuscì ad imporsi per 2-0. Tutto maturò in un frenetico ed emozionante finale. Minuto 85, finalmente la Lucchese sblocca il match grazie a questa rasoiata di controbalzo di Monacizzo, che oggi milita nella Fezzanese. In pieno recupero, su calcio di rigore, il raddoppio di Pozzebon. Ripetersi domani avrebbe un valore immenso per la classifica, ma soprattutto per il morale depresso di tutto l'ambiente rossonero. Il resto della settima giornata di andata del campionato di Serie D ce lo presenta invece Roy Lepore. La capolista del campionato di Serie D Givi Borgo in compagnia del Prato riceverà domenica pomeriggio a Bagni di Lucca il Casale di mister Francesco Buglio, nelle cui file gioca anche il figlio Angelo, che domenica scorsa ha superato la Lucchese 2-1. Non sarà una partita facile, anche perché i piemontesi hanno bisogno di punti, perché la classifica non risponde alle aspettative della vigilia. I ragazzi di Pacifico Fanani sono comunque in un buon momento di forma, i punti che hanno conquistato se lo sono meritate alla grande sul campo. Dopo aver superato il turno di Coppa Italia mercoledì pomeriggio battendo sul campo amico il Ponzacco, il Seravezza Pozzi adesso troverà sulla sua strada il San Donato Tavarnelle in trasferta il 13 novembre per gli ottavi di finale, risultato sicuramente storico per la società, ed è impegnata domenica pomeriggio sul campo della Lavagnese, dove si presenterà con il morale alto proprio perché vincere aiuta a vincere, come si dice in questi casi, e dalla Liguria Granaiolo e compagni intendono tornare con i punti. La tradizione è anche favorevole al Seravezza, in quanto in due incontri disputati con i liguri sono arrivate due vittorie. Settimana particolare per il Real Forte Querceta, che dopo che è stata resa nota dalla stessa società la squalifica per 3 mesi del tecnico Cristian Amoroso per un contenzioso che aveva con il Sesti Levante, società che allenava in passato, la società ha rinnovato la fiducia all'ex centrocampista di Fiorentina e Bologna, e in panchina sarà sostituito dal suo vice Gianni Florio, ex attaccante fra l'altro del Viareggio, che debutterà contro la Sanremese, che ha superato il Chiari 3-0 in Coppa Italia passando il turno, al buon riposo di Pozzi per l'indisponibilità del Necchi Balloni. Sarà disponibile per squalifica Bertoni. La Lucchese riceverà invece il Savona. E sempre per il calcio è iniziato anche il campionato di terza categoria, la prima giornata. Oggi vediamo i risultati dei due gironi che ci interessano, i gironi provinciali, la provincia di Lucca, girone A, quello più versiliese. Questi risultati: Atletico Viareggio, Atletico Marginone 0-2, Farnetta Trebesto 0-4, Frati Stiava al posticipo, Nottolini Sporting Marina 1-1, Sant'Anna Retignano 0-1, Spianate Croceverde 2-4, Unione Chiesa Massaciuccoli Bargecchia 3-0. Naturalmente la classifica è guidata dalle squadre che hanno vinto in questi primi 90 minuti. Girone B: Academy Tau Piazza al Serchio 2-1, Coreglia Filicaia Diavoli Rossi 1-2, Fornaci San Lorenzo 3-2, Morianese New Team 2-2, San Vitese Pieve San Paolo 0-3, Segromigno Atletico Castiglione 0-2, Virtus Robur Monte Carlo 2-3.
Passiamo al tennis. Il Tennis Club Luca Vico Pelago è pronto per il debutto stagionale che avverrà domattina a partire dalle 10 contro il Circolo Tennis Siena. La squadra lucchese parte con l'obiettivo di ripetere quanto di buono fatto nel 2018 quando raggiunse la semifinale e punta stavolta anche più in alto, ovvero la finale scudetto in programma anche quest'anno dal 6 all'8 dicembre al Palatagliate. La squadra lucchese è molto forte, oltre alle sorelle Jessica e Tatiana Pieri sono arrivate alcune straniere veramente molto brave, Irina Barra, rumena, Katarina Zatar, che domani giocherà, e Valentina Ivanenko. Oltre al Siena fanno parte del girone 2, due squadre però molto molto forti, il Benasco Torino campione d'Italia e l'ambizioso Parioli Roma passeranno le prime due, quindi Luca dovrà veramente non concedersi distrazioni se vorrà andare avanti. Il tiro a volo, ottimi risultati ancora una volta per la nazionale italiana di tiro a volo Fossa Olimpica del commissario tecnico il capannorese Albano Pera. Medaglia d'oro in campo maschile per Mauro De Filippis che sale al primo al posto del ranking mondiale. Medaglia di bronzo invece per Alessia Iezzi nel settore femminile. Ciò significa aver strappato anche un pass al maschile con lo stesso De Filippis per Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre tra le donne hanno già vinto le carte olimpiche Jessica Rossi che l'aveva conquistata ad Acapulco in Messico e Silvana Stanco a Changwon in Corea. Qui vediamo Per appunto con De Filippis e la Coppa del Mondo. E ora parliamo di nuoto perché finalmente possiamo dire il meeting internazionale Mussi Lombardi Femiano torna in Versilia. Il meeting internazionale di nuoto Mussi Femiano Lombardi torna in Versilia. Sabato 16 e domenica 17 novembre l'appuntamento, nato per onorare la memoria dei tre agenti di polizia uccisi in servizio nelle campagne di Pietrasanta nel 75, si svolgerà nella piscina comunale Giovanni Frati di Massarosa. È un impegno che ci eravamo presi, siamo riusciti a mantenerlo in tempi rapidi e di questo ne andiamo orgogliosi perché sappiamo che un evento del genere rappresenta un po' un biglietto, diciamo, da visita, una vetrina per il nostro territorio. L'anima del meeting, Giovan Battista Crisci, ha voluto ringraziare il buon senso e la lungimiranza dell'amministrazione massarosese che ha creato le condizioni perché la manifestazione tornasse nella sua casa naturale. Nominato solamente Gabriele Detti, il livornese, un grandissimo campione che sicuramente sta facendo la storia del nuoto italiano, sta sostituendo un po' i vecchi grandi campioni, Magnini e tutti gli altri. Su chi verrà non sono in grado di poter... A me piace dire così, quando l'assenso e il contratto, tra virgolette, contratto in mano. Attesi a Massarosa alcuni big del nuoto, non soltanto italiano. Tra questi ha già dato la sua conferma Gabriele Detti, campione mondiale degli 800 stile libero. Soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto della Toscana. Come non essere vicino a questo meeting è Gianni Crisci che lo organizza con grande dedizione, volontà e passione sin dal 1975. Essere alla 43esima edizione è la testimonianza della sua volontà, della sua forza e della sua perseveranza nel perseguire un obiettivo che poi è quello di portare il nuoto di altissimo livello nella nostra regione. Anche l'assessore allo sport Franco Simonini si è detto soddisfatto per il ritorno di questa importante manifestazione in Versilia. È tutto anche per la pagina sportiva, una breve pausa e poi la terza ed ultima parte.